Il cancro al polmone. Abbiamo aperto questo incontro con Breathe the Pink Floyd. Breathe, breathe in the air. Respira, respira nell'aria. Come sempre, la canzone è inerente alle tematiche dei webinar e per questo volevo ringraziare la dottoressa Claudia Salvi dello Europe Direct Roma Innovazione, che ha una grandissima cultura in materia di musica. Cancro al polmone. Il tumore al polmone è una delle malattie oncologiche più diffuse. Per lungo tempo, infatti, le diagnosi di tumore al polmone purtroppo hanno superato di gran lunga altre neoplasie e quindi abbiamo puntato l'attenzione sul polmone proprio per capire quella che è la prevenzione, il trattamento, l'assistenza. Nel nostro paese si stima che ogni anno colpisca più di 40.000 persone e solo nel 2020 sono state 2,7 milioni le persone che in Unione Europea si sono ammalate. Quindi l'Unione Europea deve rispondere a questa crescente sfida e ha attivato il Piano Europeo di lotta contro il cancro. I webinar che noi abbiamo organizzato fanno capo al Piano Europeo di lotta contro il cancro, Yes We Can, No Cancer. E abbiamo puntato l'attenzione su seno e polmone. I webinar, come poi potete vedere sia dal manifesto che dalla pagina di Formez, sono destinati a tutta la cittadinanza, quindi ai docenti, agli studenti, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, universitari, alle associazioni, ai comuni. Noi cerchiamo di arrivare su tutto il territorio italiano e per fare questo abbiamo organizzato un partenariato con vari enti che attraverso gli uffici di informazione Europe Direct operano sul territorio italiano. Quindi gli Europe Direct organizzatori fanno capo all'Università di Chieti, al Comune di Nuoro, alla provincia di Verona, Roma Innovazione, Università di Siena, Consorzio Universitario di Trapani Sicilia, Comune di Venezia, Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa, Provincia di Campobasso e Regione Lombardia. Cosa significa? Che ogni centro Europe Direct fa una diffusione sul proprio territorio di quelle che sono di quella che è l'informazione comunitaria. In questo partenariato abbiamo puntato l'attenzione a conoscere quella che è la prevenzione e l'assistenza sanitaria europea rivolta al cancro, al polmone e al seno. Ma abbiamo anche altri enti sul territorio che ci supportano nella comunicazione e divulgazione delle informazioni e quindi delle informazioni che sono esplicitate in ogni webinar che realizzeremo. Quindi potete leggere voi stessi, c'è Roma Capitale, Municipio VIII con l'assessorato alle politiche sociali, l'associazione AMMI Donne per la Salute, l'associazione 7 più Ottavo Colle, CDE Agenzia Coesione Territoriale, la Diana Onlus che è un'associazione di diritti non autosufficienti, Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico, Inner-Will Italia sezione di Trapani, Ordine Ostetrici di Palermo che quest'oggi avrebbe dovuto presentare purtroppo la sua associazione ma purtroppo per motivi di salute non potrà essere presente. La Regione Lazio, l'Ufficio Europa, la Direzione Programmazione Economica, la Rete Civica della Salute e la Regione Sicilia. Ci sono anche dei partner associati che hanno deciso di riconoscere dei crediti formativi ai partecipanti ai webinar, che sono l'Istituto di Istruzione Superiore, Da Vinci di Trapani e l'Università degli Studi di Palermo e per questo li ringraziamo perché hanno dato una motivazione in più alla partecipazione ai nostri webinar. Quindi il Piano Europeo di lotta contro il cancro, l'obiettivo del webinar è proprio far conoscere
è diffondere quello che è l'impegno dell'Unione Europea per contrastare questa malattia e promuovere una vera politica sanitaria europea. Quindi un percorso formativo informativo che, come ho ripetuto, si focalizza sul cancro al polmone e al seno per fornire conoscenze e quindi consapevolezza su queste malattie. Ci sono vari appuntamenti e, come potete vedere dai titoli, sono state toccate le varie tematiche. Quindi, due settimane fa c'è stata una introduzione sul Piano Europeo di Lotta contro il Cancro. Oggi puntiamo l'attenzione su quello che è il cancro al polmone, quindi quelli che sono i fattori di rischio, quella che è la radiologia del tumore del polmone, luci ed ombre. La settimana prossima parleremo di cancro al seno, ma tanti sono gli argomenti, come ad esempio la chemioterapia e l'immunoterapia, l'importanza della corretta alimentazione, ma anche l'importanza dello sport come prevenzione e trattamento dei tumori. Punteremo l'attenzione su quello che finanziariamente fa l'Unione Europea, quindi quelli che sono i finanziamenti europei nel campo della salute. Non, da non sottovalutare gli aspetti psicologici di questa malattia e daremo poi voce all'associazionismo a sostegno dei malati. Come iscriversi? Allora, dovreste andare, per coloro insomma che ci ascoltano e da diffondere anche questa comunicazione di questo piano, bisogna andare su eventi.pa.formez.it e seguire le indicazioni per iscriversi. Quindi andare sulla pagina di sistema di autentificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e registrarsi. Una volta registrati nel sito, potete iscrivervi al seminario che volete seguire, anche se, considerando le tematiche di cui vi ho appena parlato, credo che sia fondamentale seguirli tutti. Qui c'è una pagina che vi riassume, quindi andando sul sito di Formez, cliccando a destra si deve accedere al sito e a sinistra c'è l'iscrizione. Al termine del seminario, dopo un paio di giorni in cui è possibile attestare, in cui gli organizzatori possono attestare la vostra partecipazione, riceverete una mail in cui vi invitiamo a rispondere a delle domande di gradimento. Una volta risposta a questa mail, potete andare sul sito eventi.pa e scaricare l'attestato di attività online. Di cosa parliamo oggi? Vi ho detto quindi prevenire il cancro al polmone, quindi come prevenzione, come assistenza. Saranno con noi il professor Renato Del Forno, pneumologo, Gaetano Settimo, che è il coordinatore del gruppo di studio nazionale inquinamento indoor, particolare come tematica, è il professor Paolo Cassetti, che è il direttore del reparto radiologia Gorizia Monfalcone. Come vi accennavo prima, la settimana prossima tratteremo il secondo argomento su cui il ciclo di webinar ha puntato l'attenzione, quindi il tumore al seno. Anche qui la prevenzione, il trattamento e l'assistenza sanitaria, che sono i tre argomenti principali da affrontare per quanto riguarda il tumore. Questi sono i riferimenti del Centro Europe Direct Chieti, di cui io sono referente. Quindi, come vi ho detto prima, potete rivolgervi al Centro Europe Direct più vicino a voi, quindi presente sul vostro territorio, per avere informazioni su tutte quelle che sono le competenze dell'Unione Europea, per organizzare incontri, per ricevere informazioni sui finanziamenti diretti e indiretti. E io vi invece a livello nazionale potete rivolgervi tranquillamente a qualsiasi altro centro Europe Direct. Io per il momento vi ringrazio e passo la parola al professor Del Forno Renato.
un pneumologo. Cancro al polmone, fattori di rischio. Noi siamo soliti pensare al fattore di rischio come il fumo attivo, passivo, o magari un'esposizione al gas, all'amianto o a delle sostanze particolari. Professore, oltre a quelli noti che conosciamo, ci sono altri fattori di rischio? Buongiorno. Sì, i fattori di rischio sono notevoli. Oltre al c'è un inquinamento di tipo indoor, un inquinamento di tipo outdoor. Oggi si parla molto di microclima, quindi c'è anche un inquinamento di tipo domestico. Quindi i problemi non sono legati soltanto ed esclusivamente all'inquinamento, al problema legato al fumo o alla contaminazione di tipo allargato, quindi legato all'elaborazione da parte di industrie di microparticolati. Oggi si parla anche molto di microparticolati, quindi in realtà c'è una buona fetta di inquinamento che il soggetto non osserva, non è perché è microscopico. E il polmone, che è un organo nobile, oggi ci sono una condizione di difficoltà, è un organo che non ha lacci oppure non ha filtri, quindi molto spesso questo organo viene sottoposto ad una sollecitazione dal mondo esterno, che gli comporta conseguentemente un accumulo di sostanze, diciamo così, irritanti, ma anche ad effetto cancerogeno. Dottoressa Michetti, non sentiamo il suo microfono, dovrebbe riattivarlo. Mi sente? Grazie per la sua Non c'è risposta lì. e può partire con la presentazione. Adesso. Sì, allora, io faccio una breve premessa. La mia è una presentazione didattica divulgativa che si tende ad interessare soprattutto la cittadinanza. Voglio iniziare con queste parole che molte volte sono frequenti nel nostro vocabolario. Prevenire di gran lunga meglio che curare. Molto spesso ci capita di pronunciare queste parole. È importante capire il senso delle stesse. Pensate che il primo ad esprimersi in tal modo fu un medico della seconda metà del Seicento, del XVII secolo. Questo medico si chiama Bernardino Ramazzini. Questo medico è un medico visionario che, pur non rinunciando alla sua attività di professione medica, che cura i pazienti, decide, dopo la sua attività professionale, di andare ad identificare i pericoli e descrivere i danni della salute causati dal lavoro. Quindi questo medico, dopo la sua attività, andava a visitare le botteghe artigiane e cercando di creare una correlazione tra patologia e soggetto. Suggerisce quindi niente di troppo. Secondo questo medico, fare una vita regolare, utilizzare uno stile di vita alimentare giusto, fare attività sportiva, sono elementi fondamentali per garantirsi un futuro respiratorio migliore. Quindi molti sono gli aspetti del pensiero di questo medico del Seicento che si possono apprezzare ancora oggi. Ad esempio, il comprendere l'associazione tra ambiente e salute, sospettare l'origine ambientale di ogni forma morbosa, assumere comportamenti misurati e sobri, ispirare interventi a difesa della salute. E soprattutto suggerisce anche di attivare pratiche orientate alla promozione della salute stessa. Dopo questa breve premessa, voglio mettere in risalto, come dicevo precedentemente, che bisogna dare più importanza a quest'organo meraviglioso che è il polmone. È un organo che, come sappiamo tutti, insieme alla cute, è l'organo più esposto all'ambiente esterno. E quindi il benessere dei polmoni dovrebbe essere messo in cima alla lista delle nostre attenzioni. Ma purtroppo molto spesso capita che non si dà importanza a queste cose e quindi l'apparato respiratorio ri rischia di essere troppo spesso trascurato e dimenticato. Quindi c'è bisogno di sensibilizzazione, informazione, divulgazione. Sono quindi questi gli obiettivi primati che ci dobbiamo porci per crearci un futuro del respiro migliore.
Io con orgoglio sono un medico di medicina generale, ho svolto questa attività per 44 anni, sono anche specializzato in malattie dell'apparato respiratorio. Ho dedicato la mia vita a tre cose fondamentali. Prima di tutto, visitare i malati. Oggi molto spesso capita che le tecnologie ci allontanano dal malato, ma stare accanto ad un malato, sentire le sue problematiche è fondamentale. Poi altri due aspetti fondamentali sono la formazione e la prevenzione. Molto spesso mi è capitato di organizzare nel corso della mia attività, anche come medico specialista presso un ospedale di comunità, una serie di numerosi eventi formativi, soprattutto in ambito scolastico, basati sulla prevenzione e la lotta al tabagismo, all'inquinamento ambientale, cercando di creare un miglioramento degli stili di vita. E passiamo al cancro del polmone. È una vera e propria piaga sociale. Il cancro polmonare è da considerare una delle malattie tumorali più diffuse. Esso origina dalla trasformazione atipica di cellule dell'apparato respiratorio, soprattutto a livello bronchiale e bronchiolare. Oggi i casi nel mondo sono circa 2 milioni e 2 per anno. I decessi sono pari a 1 milione e 590 mila. In Italia i soggetti colpiti sono circa oltre i 40 mila. Colpisce 118 abitanti ogni 100.000 uomini su 10 ed una donna su 38. In riferimento al sesso, gli uomini sono più colpiti, due volte più frequente questo tumore rispetto alla donna, ed è al secondo posto per incidenza nella popolazione maschile e al terzo posto in quella femminile. Questa è una tabella che si riferisce al 2020 che mette in evidenza il tasso e l'incidenza di mortalità. Sono stati riscontrati nel 2020 circa 113.074 casi di tumore polmonare nella donna, 205.253 casi nell'uomo. Per quanto riguarda i decessi, sono stati 86.731 per quanto riguarda il sesso femminile, e 170.562 per quanto riguarda il sesso maschile. C'è però da dire una cosa, che mentre negli uomini l'incidenza tende a diminuire, nella donna è in aumento. Abbiamo un trend evolutivo pari al 3,4% in media l'anno. Per quanto riguarda la mortalità, rimane la più elevata tra quelle di tutti i tumori. Per poter quindi migliorare tutti questi dati, ci si rende conto che bisogna cercare di porre quanto più presto possibile una diagnosi precoce, o ancora meglio, mettere in atto una serie di strategie che ci permettono di prevenire il cancro polmonare. Per quanto riguarda le cause principali del tumore al polmone, quindi ci interessiamo anche dei fattori di rischio, al primo posto c'è il fumo di sigarette, è la causa principale del tumore polmonare. Il vizio tabacico non è non soltanto un vizio, un'abitudine. La dobbiamo considerare una vera e propria patologia. Il rischio relativo di un fumatore di ammalarsi di cancro polmonare rispetto a un non fumatore è di 10 a 1 e tale rischio aumenta a 20 a 1 se si fumano più di 40 sigarette al giorno. Poi c'è il fumo passivo, anche questo incide in modo significativo e rientra tra l'inquinamento di tipo esterno. Anch'essa ha una sua fondamentale importanza, anche questo incide nello sviluppo di un tumore polmonare con un'incidenza pari al 30%. Poi abbiamo l'esposizione ambientale a sostanze cancerogene, abbiamo il radon, l'amianto, l'arsenico, il cromo, il silicio e il nichel. L'inquinamento ambientale può essere di tipo indoor e di tipo outdoor. Passiamo brevemente un po' a fare una disamina per quella che è la classificazione istologica dei tumori polmonari. Abbiamo un tumore polmonare a piccole cellule, il classico microcitoma. Esso rappresenta il 10% dei casi di neoplasia al polmone. Poi abbiamo un secondo gruppo, che è quello che viene denominato tumore polmonare non a piccole cellule, rappresenta l'85% dei casi. Questa seconda classificazione prevede dei sottotipi. Abbiamo il carcinoma a cellule squamose, l'adenocarcinoma, che incide per il 35-40% dei casi di tumore del polmone, e poi abbiamo il carcinoma a grandi cellule, che anch'esso incide per il 10-15% dei casi. Il rimanente 5% dei casi di tumore al polmone prende origine da tessuti
non epiteliali, abbiamo il carcinoide polmonare di origine neuroendocrina e quello di origine linfatica, il classico linfoma polmonare. I sintomi. Brevemente, essi sono caratterizzati da una tosse secca che molto spesso si accompagna ad espettorazione, dispnea, la sensazione di fame d'aria, che è anche classico in questo tipo di soggetti, il dolore toracico e poi molte volte può essere presente nell'espettorato un sanguinamento con emissioni di sangue rosso ossigenato. In presenza di questi sintomi, il primo esame che di solito il paziente va a fare è la radiografia del torace standard. Ma certamente se c'è qualche dubbio su questo tipo di indagine, c'è bisogno di una serie di approfondimenti e quindi deve rivolgersi al medico curante. E passiamo alle note dolenti, alla prevenzione. La cosa importante è dare prima di tutto una definizione. La prevenzione consiste nell'adozione di interventi capaci di evitare o ridurre l'insorgenza o lo sviluppo di una patologia e di un evento sfavorevole. Perché però la prevenzione sia efficace, e questo è lo zoccolo duro per quanto riguarda la campagna, diciamo, a tutte le problematiche sanitarie, e soprattutto nel caso del polmone, è necessario, a mio avviso, che gli interventi siano avviati precocemente e che siano indirizzati direttamente alla popolazione, mediante l'attivazione di percorsi condivisi che devono interessare i distretti sanitari, i comuni e soprattutto le scuole. È importante, soprattutto in ambito scolastico, che la somministrazione del messaggio di prevenzione avvenga in modo semplice con il coinvolgimento diretto degli adulti. Inoltre, è fondamentale che l'intervento divulgativo abbia inizio sia dalla prima infanzia, per fare in modo che il piccolo alunno possa capire precocemente quali sono i giusti stili di vita e ciò che va evitato. E questo molto spesso non avviene. La prevenzione deve coinvolgere anche e soprattutto le famiglie, che devono raccogliere i messaggi ricevuti dai propri figli a scuola e discuterne con loro. Devono anche partecipare agli incontri periodici in ambito scolastico. Le figure professionali responsabili di trasmettere i messaggi di educazione alla salute devono avere capacità e competenze tali da essere considerati dei buoni divulgatori. Solo i messaggi chiari e semplici possono cogliere l'attenzione dei piccoli ragazzi e suscitare in loro interesse e partecipazione. Un buon messaggio di educazione alla salute, raccolto a scuola da un bambino, può essere trasferito dallo stesso in ambito familiare e dare dei risultati eccezionali, positivi, molto spesso inattesi. Da quanto esposto ci si rende conto che fare una buona prevenzione, per fare una buona prevenzione c'è bisogno di capacità, competenze, predisposizione e conoscenza del territorio. Nell'ambito della prevenzione un ruolo chiave è rappresentato dai medici di famiglia, che secondo me dovrebbero essere utilizzati anche come medici scolastici. È una figura che non esiste quasi più, esiste solo sulla carta. Questa figura professionale non esiste, quindi, come dicevo prima, quasi più, e ciò comporta la mancanza di un'allerta sanitaria in ambito sanitario, in ambito scolastico. Questa è la classica immagine che mette in risalto quella che è la prevenzione primaria, che si basa e ci richiama anche alle parole espresse dal Ramazzini, medico del XVII secolo. Per i tre capisaldi della prevenzione primaria si basano su una sana alimentazione, un'astinenza totale dal fumo ed alcol e una buona movimentazione, un'attività fisica periodica. Possiamo dire che il tumore del polmone al polmone ce lo chiamiamo noi. È un tumore che in realtà è prevedibile ed evitabile. Se ne riuscissimo per assurdo a non far creassimo un proibizionismo sul fumo, potremmo arrivare anche a valori quasi zero, rimanendo da parte quel 15% di cui il polmone è legato ad altre cause. Sempre in ambito di prevenzione, dobbiamo dire che nell'ambito della prevenzione oncologica i programmi di screening sono interventi di salute pubblica e come tali devono essere garantiti a tutta la popolazione. La loro importanza nel beneficio di salute è stato sancito
con il loro inserimento nei livelli essenziali di assistenza. Negli ultimi anni, purtroppo, grazie alla diffusione della cultura della prevenzione, si è assistita ad un sensibile incremento del numero delle prestazioni. Tuttavia, il tasso di adesione è ancora scarso, per cui è necessario dare una maggiore incisività all'azione di promozione, che per garantire equità sociale deve essere condotta omogeneamente sul territorio, in tutti gli ambiti rurali di competenza, creare delle microaree di interesse. Bisogna quindi favorire quanto più possibile l'accesso agli screening oncologici, con particolare attenzione alle cosiddette fasce deboli che spesso non aderiscono, saltuariamente al programma di prevenzione oncologica primaria e secondaria. Bisogna sviluppare capillarmente sul territorio la cultura della prevenzione e la promozione degli screening oncologici attraverso la messa in atto di strumenti di promozione, anche utilizzando strumenti tecnologici innovativi. C'è anche da dire che c'è bisogno di un miglioramento anche dell'etica comportamentale di tutti noi. Bisogna avere coscienza che per star bene c'è bisogno di fare qualche minimo sacrificio. Molto spesso le istituzioni fanno tanto, ma non con difficoltà l'utenza riesce a recepire questi messaggi. Quindi c'è bisogno di maggiore responsabilità. Tutte le azioni di sensibilizzazione vanno promosse con continuità, sia attraverso l'azione istituzionale per il tramite delle strutture aziendali, in collaborazione con i medici di genere e anche i farmacisti, sia tramite l'impiego di mezzi alternativi di comunicazione attivati con l'intervento delle associazioni di volontariato attive sul territorio. È necessario che nei comuni, prima delle indagini di screening, vengano organizzati incontri preparatori. Questo molto spesso non avviene. Si fanno campagne di divulgazione e di prevenzione organizzate da distretti e da realtà, ma molto spesso il paziente non è a conoscenza di quello che è il reale problema e quindi l'indagine a cui si sottopone. Quindi c'è bisogno di creare un feeling maggiore con questi soggetti, con le istituzioni. Parlando dello screening, lo screening oncologico in ambito polmonare è un'indagine di prevenzione molto importante che viene proposta gratuitamente ai soggetti che hanno le seguenti caratteristiche: fumatori ex fumatori da meno di 15 anni, consumo medio di 20 sigarette al giorno per circa 30 anni, l'età tra i 55 e 75 anni. Viene anche proposto a soggetti con fattori di rischio ambientali e o lavorativi. L'indagine consiste nell'effettuare in brevissimo tempo un ATC senza mezzo di contrasto a bassa risoluzione. Questo è lo strumento che viene utilizzato più o meno per fare questo tipo di indagini, l'indagine gratuita su base volontaria. Sia nel programmare questo intervento di prevenzione, sia inizialmente un arruolamento del soggetto e poi si effettua uno screening vero e proprio che consiste proprio nell'indagine di cui abbiamo parlato precedentemente. Già nel 2015 e 2011 il New England Journal pubblicò un articolo mettendo in risalto una diminuzione del 20% della mortalità per carcinoma polmonare, con una mortalità complessiva pari al 7%. Il tutto grazie a uno screening effettuato con TAC a basso dosaggio del torace. I soggetti erano fumatori o ex fumatori con un ritmo di consumo di 30 sigarette al giorno. E diciamo una parola sul smettere di fumare. Il fumare, come dicevo prima, non è un vizio, non è un'abitudine, è da considerare una vera e propria malattia. Io nella mia attività lavorativa ho dedicato molto spazio anche alla prevenzione per quanto riguarda la bronconiopatia cronico-ostruttiva. Molto spesso ho effettuato nelle scuole indagini di primo livello, la cosiddetta spirometria basale, un'indagine non cruenta, a cui facilmente i bambini, soprattutto anche in tenerissime età, possono sottoporsi. Si riesce a capire come questa indagine in ambito di prevenzione possa rappresentare una condizione importante che ci fa valutare lo stato respiratorio del soggetto. Io concludo. Circa un anno fa, in una calda serata di agosto a Venezia, la dottoressa Claudia Salvo, con la quale mi lievo un lungo rapporto di amicizia, mi propose di dare la mia collaborazione attiva ad un progetto rivolto alla lotta ai tumori, dando particolare risalto alla prevenzione oncologica, polmonare e della mammella. Rimasi subito entusiasta dall'idea, esprimendo subito la mia adesione. Decidemmo insieme di dedicare questa iniziativa direttamente ai cittadini, rendendola piena di significato e di facile fruizione, essendo consapevoli che per essere incisivi bisogna partire dal basso.
E concludo, il 27 settembre 2003 non mi è stato possibile partecipare all'evento di lancio a Roma per motivi di salute. Anche io, da circa un anno, sono un malato oncologico che quotidianamente vive questa condizione, non solo da medico, ma soprattutto da paziente. Stare per un periodo di tempo al buio per noi malati oncologici è brutto, ma credetemi, quando usciremo fuori dal buio, da questo tunnel per vedere la luce, sarà un giorno bellissimo per tutti noi e per chi ci sostiene. La voglia di vivere e la ricerca oncologica sono la nostra forza. Un ringraziamento lo devo alla dottoressa sempre Claudia Salvi che mi ha dato l'opportunità di partecipare a questo evento, di essere ancora deciso a portare avanti queste campagne di prevenzione con le quali sono rimasto legato da tanti anni. Ringrazio mia nipote Antonella Pellegrino che mi ha dato una mano nell'elaborazione di questa data e un grazie alla mia famiglia che mi sprona ad andare Insomma, avanti. Grazie. molto emotive. Purtroppo, come ha detto lei, il polmone insieme alla pelle è l'organo più esposto all'ambiente esterno. Con tutta la prevenzione e gli screening, la mortalità del tumore al polmone rimane la più elevata, tra tutte le altre malattie. Mi ha colpito molto, il fatto che questo tumore colpisca più gli uomini che le donne, quindi facendo seguito alle sue parole, magari lo stile di vita è modificato perché si sta riducendo negli uomini e aumenta nelle donne, cioè non si riduce nella popolazione in generale, ma c'è, diciamo, una differenza di genere. Purtroppo non c'è una riduzione della malattia. Quando c'è una riduzione nel sesso Non maschile, sento ma un bene. aumento in quello femminile. Non Quindi la prevenzione è ancora sento un bene. elemento fondamentale su cui Pronto? lavorare, quindi il fumo attivo. Prego. Non sento bene. La cosa importante è che molte volte non ci rendiamo conto che il tumore del polmone, a differenza di tante altre anomalie, è un tumore da causa nota. Quindi, in realtà, se riuscissimo a essere più incisivi nella prevenzione, che molte volte ci sono investimenti sulla prevenzione, ma molte volte bisogna cercare di entrare nel cuore delle persone. Andare a incidere su un bambino di età scolare, parli di bambini di 4-5 anni, e cercare di far capire a quest'età che il tumore, la neoplasia polmonare, pure il vizio del fumo è un danno importante. Questo bambino, certamente, andando a casa, inserisce queste idee, queste considerazioni all'ambito familiare. E forse un genitore che fuma si sente più colpito da queste cose e quindi riuscirebbe meglio, perché in realtà il fumo può essere preciso, abolito, è una causa nota. Quindi bisogna, lo zoccolo duro è proprio basato, le tecnologie sono avanzatissime. Io sono curato, non per una neoplasia, ma per un'altra neoplasia, in un istituto di eccellenza, Pascale di Napoli, dove in realtà ci sono tecnologie di altissimo livello, quindi c'è un servizio eccezionale. Dobbiamo fare anche un po' noi il mea culpa come cittadini, dare più rispetto al nostro corpo, per questo è un tumore dove il cercare di annullarlo è dovuto essenzialmente ai comportamenti. I comportamenti sani, e quindi mi riallaccio a quanto detto da quel medico del XVII secolo, Ramazzini, usare stili di vita migliori, dare più rispetto al proprio io, alla propria persona, ci darebbe la possibilità di abbattere ancora considerevolmente questo. Faccio un piccolo inciso, io sono in Campania, pensate che la Campania è la maglia nera dei soggetti che fanno. Abbiamo un'incidenza pari al 26,5%, ci sono numerosissimi soggetti fumatori, i soggetti portatori di tumore nella regione Campania ad oggi, con l'indagine del 2020, Quindi sono è vero che 84.000 tra mesotelioma più 3.000 e di sesso fumo non c'è maschile e alcuna 2.000 di relazione sesso e femminile. che si tratta solo di Quindi tutto rischio da ciò è esposizione anche legato alle d'amianto? discariche per le In quali questo stanno cercando di caso, fare un'opera di, diciamo così, di come si possono, disinfezione, un'opera in di questo caso, come si possono abbattimento di evitare queste queste particelle che affecciono il mondo, non contaminazioni ditemi di dirlo, che questa se non malattia si è così importante. esposti per motivi di lavoro?
Per me certamente il mesotelioma è un tumore che e qui entriamo in un campo abbastanza minato. Tutti i tumori che sono legati alla contaminazione ambientale possono essere in un certo senso debellati cercando di usare tutti i sistemi di protezione, ma cercando anche di eliminare le sostanze che lo determinano quando riguarda l'amianto. In realtà c'è ancora molto amianto in circolazione e il mesotelioma pleurico è in realtà un esempio di tumore legato alla contaminazione ambientale. Poi ci sono anche quel 15% di neoplasie non legate al fumo, quali per esempio l'esposizione al microparticolato. Noi dobbiamo capire che nell'aria ci sono tante cose che non vediamo e quindi tutte queste microparticelle, molte di esse hanno un effetto infiammatorio, ma molte hanno anche un effetto cancerogeno e possono attivare quei percorsi negativi che ci portano al danneggiamento del sistema respiratorio, in senso. Dicevo prima, il tumore è un organo senza filtri, al quale è stata data, diciamo la verità, molta poca importanza. Si parla molto adesso di polmone dopo l'avvento del Covid. Noi prima, con il pneumologi, eravamo considerati, diciamo, i fratelli minori dei cardiologi, non so se ne avete idea. Adesso siamo esplosi come figura professionale, le persone, proprio per paura di acquisire patologie antinfiammatorie, quale la polmonite post-Covid, viene da noi per fare indagini strumentali che prima non si sognava nemmeno. Quindi viva, viva quest'organo che venga maggiormente rispettato, L'inquinamento perché dell'aria rispettandolo si indoor. riesce anche in un certo senso a Ancora oggi diminuire tutti il noi tasso di mortalità parliamo per tumore di rotomano, ma anche altre patologie inquinamento cardiovascolari. dell'aria outdoor, quindi stare attenti a quello che circola nell'aria, a ciò che respiriamo. Però si punta poco l'attenzione invece nell'aria, negli ambienti chiusi, quindi nelle scuole, negli ospedali, negli ambienti domestici, nel luogo di lavoro. E abbiamo purtroppo capito che l'aria che respiriamo, a prescindere che sia indoor o outdoor, comunque deve essere pulita affinché non ci faccia ammalare. Quindi chiamo il dottor Settimo, che è già collegato, che è il coordinatore del gruppo di studio nazionale inquinamento indoor dell'Istituto Superiore di Sanità, reparto esposizione a contaminanti in aria, suolo e da stili di vita, Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Prego. Buongiorno dottoressa, ringrazio prima di iniziare il mio intervento Europe Direct e Formez per questo invito perché ancora una volta ci permette di illustrare quelle che sono le numerose attività di prevenzione primaria che già in parte sono state citate dal professor Del Forno. Come vedete nella prima slide sono un ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, che è l'organo tecnico del Servizio Sanitario Nazionale e coordino proprio il gruppo di studio legato a questo tema che oggi rappresenta, lo vedremo più avanti, il principale determinante per la salute. Gruppo di studio che sta cercando di colmare alcune delle lacune in quello che è il quadro legislativo nazionale. Non abbiamo una legge specifica sulla qualità dell'aria indoor e ancora andare a aggiornare, visto che ci sono molti studenti sia delle scuole che del corso infermieristico, quello che è il testo unico in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il decreto legislativo 81, che purtroppo su questi temi non ha un titolo dedicato e quindi fa grande difficoltà a comprendere quelle che possono essere poi le azioni di prevenzione. Sicuramente in tutti questi 3 anni abbiamo fatto un corso di recupero su quello che vuol dire l'aria che respiriamo. Oggi la tematica della qualità dell'aria indoor in particolare è uno dei principali temi su cui tutti abbiamo questa grande attenzione, ma vale la pena ricordare come in questi 3 anni legati agli interventi di gestione
della pandemia o di convivenza con questo virus e delle sue varianti, sicuramente abbiamo compreso tutto qual è il ruolo della qualità dell'aria indoor. È un ruolo strettamente legato alla salvaguardia della nostra salute, quindi non è un tema, come è stato spesso affrontato, legato al comfort o al discomfort, è un tema che ha a che fare direttamente con la nostra salute. Quindi questo riconoscimento, che non è un riconoscimento recente, perché quando parliamo della qualità dell'aria indoor parliamo di un tema storico, per molti può sembrare una novità, invece vedremo come da sempre c'è stata grande attenzione per accrescere quelle che sono le evidenze scientifiche. Purtroppo il nostro paese ha fatto grande difficoltà a comprendere quali sono le definizioni corrette da attuare, quelle che sono le norme dedicate per affrontare nel modo corretto, quindi la metrica per studiare nel modo corretto, quelle che sono le caratteristiche uniche in continua evoluzione dei nostri ambienti chiusi, e poi spesso abbiamo difficoltà a individuare quali sono i regolamenti per attuare una reale valutazione del rischio e attuare quelle che possono essere le azioni di prevenzione. In questi anni stiamo cercando quindi di riportare al centro, attraverso questa maggiore attenzione e fornendo gli strumenti tecnico-scientifici, quindi le evidenze scientifiche sulla tematica, la salute al centro. E quindi si cerca di superare spesso quelli che sono gli approcci di breve periodo, sempre emergenziali, o i mantra che abbiamo seguito in questi 3 anni, dove qualche organo professionale aveva la famosa bacchetta magica per risolvere un tema molto, molto complesso, ma con un'assenza di visione di sanità pubblica. Si cerca di far comprendere ancora una volta come il tema della qualità dell'aria indoor rientra in quella che è la definizione classica data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità legata alla qualità dell'aria. Oggi l'aria è unica e non c'è più questa suddivisione, come purtroppo ancora avviene in molti dei percorsi legislativi, tra aria esterna e aria interna, e cerchiamo di far comprendere che quando parliamo di qualità dell'aria indoor non parliamo di qualcosa che può sembrare un elemento posticcio, la classica ciliegina sulla torta, ma parliamo, come vedremo più avanti, del principale determinante per la salute. Quindi dobbiamo assolutamente incidere, essere ambiziosi nei nostri programmi e piani di prevenzione, proprio per interrompere quella che è l'esposizione l'esposizione agli inquinanti presenti nell'aria, legati al principale determinante della salute. Mi piace ricordare come per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come spesso sottolinea, se non lo sai sallo, quando si parla di qualità dell'aria indoor, parliamo ancora una volta di quello che è the first, il principale determinante della salute. Continuo a ripetere, perché ancora adesso, quando si parla di interventi di prevenzione, spesso si pone l'accento a tutta una serie di bisogni che sono secondari, dimenticando qual è l'elemento centrale. E l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ricorda come la nostra esposizione agli inquinanti atmosferici non avviene all'esterno, ma avviene all'interno dei diversi ambienti indoor. Prima si citavano le scuole, le strutture sanitarie, gli uffici, i mezzi di trasporto, tutte quelle strutture dove noi facciamo attività di svago, la nostra abitazione. Purtroppo la stragrande maggioranza delle azioni si concentrano in quello che l'OMS chiama il paradosso air pollution, dove abbiamo sicuramente un'azione importante delle varie nazioni e di conseguenza a cascata delle varie regioni, dimenticando poi di intervenire su quello che viene definito un po' il numero magico, ovvero il tempo che noi trascorriamo all'interno di questi ambienti, che poi accanto a quelle che sono le concentrazioni degli inquinanti e quello che può essere il nostro rateo inalatorio, determina una dose e quindi determina degli effetti sanitari. Tanto per ritornare a dare una priorità alle diverse azioni di prevenzione, mi piace anche qui sottolineare qual è
il livello, la quantità di aria che noi giornalmente respiriamo rispetto a quelle che possono essere spesso le attenzioni che noi diamo ad altre matrici, che sono sicuramente importanti, ma come vediamo hanno altri ordini di grandezza. Anche qui, quando si fanno gli incontri con le scuole o con molti professionisti, spesso del settore della prevenzione o anche sanitario, si cerca di far comprendere come noi abbiamo la necessità di respirare continuamente, in maniera incessante, nel corso della nostra vita, e noi giornalmente respiriamo almeno 15.000 litri di aria al giorno, rispetto a quello che può essere invece il nostro bisogno di acqua, che come vedete passa da 15.000 litri a 3 litri, e quello che può essere il nostro bisogno di cibo. Quando si parla di questi aspetti, spesso la gente ha molta attenzione al grande tema dell'acqua, conosce anche la marca dell'acqua, quella che fa fare plin plin, o conosce quelle che possono essere le caratteristiche delle diete, ma si dimentica di quell'elemento essenziale, fondamentale. Anche qui chiedo a tutti voi un esempio molto banale: basta che chiudete il naso e cronometrate quanti secondi riuscite a stare senza aria, e poi ripetete lo stesso esperimento rispetto a quante volte, se avete la famosa borraccia di acqua, la bottiglietta, quante invece di questi gesti compite nel corso della giornata, per far vedere ancora una volta la grandissima distorsione che poi ci sta nelle reali azioni di prevenzione primaria. Per arrivare alla definizione di cosa si intende per ambiente indoor, perché il nostro paese purtroppo ha una formazione tipica di igiene industriale, quindi fa grande difficoltà a comprendere quali sono le caratteristiche uniche dei nostri ambienti indoor. Quindi sono tutti gli ambienti, come vedete, che sono classificati come ambienti dove non si svolgono attività di tipo industriale o artigianale, e in questa definizione, oltre alla nostra abitazione, abbiamo tutti gli ambienti di lavoro, tutti i mezzi di trasporto, quindi dall'aereo, la nave, la metropolitana, gli autobus o i mezzi privati come la nostra auto o i tassi, e anche tutti gli ambienti ad uso di svago. Abbiamo dato una lista, sicuramente non esaustiva, dei diversi ambienti indoor, e sono tutti gli ambienti che, se noi andiamo ad analizzare la nostra giornata, frequentiamo per la stragrande maggioranza del nostro tempo. E mi piace ricordare che in questo percorso, in questa continua sollecitazione da parte del principale organo sanitario internazionale, anche nell'aggiornamento di quelle che sono le linee guida sulla progettazione dei nuovi ospedali, visto che adesso il nostro paese sta facendo degli utilizzi dei fondi del PNRR per la costruzione o per la ristrutturazione di strutture sanitarie. Vale la pena ricordare che tra i pilastri che devono essere presenti nella progettazione, nella gestione, nella formazione continua delle diverse figure, dai progettisti, dagli ingegneri a tutto il personale medico, il tema della qualità dell'aria indoor è un tema centrale. Per arrivare a quelle che sono alcune caratteristiche che, per chi si occupa di qualità dell'aria indoor e per chi si occupa di prevenzione della salute, dovrebbe conoscere. Noi, quando parliamo di qualità dell'aria indoor, facciamo riferimento a tre grandi famiglie di inquinanti: gli inquinanti di natura chimica, biologica e fisica, e qui abbiamo un elenco abbastanza esaustivo di quelle che sono le classiche sostanze che rappresentano un rischio e sono presenti in quasi tutte le strutture indoor, quindi dalla nostra abitazione alle scuole e alle strutture sanitarie, agli uffici, a tutti quegli ambienti che rientrano in questa definizione. Ma il grosso del lavoro e della difficoltà che abbiamo avuto in questi anni è che questa formazione tipica di igiene industriale, anche qui, se chiedo a tutti voi, ai dipendenti, ai docenti o al personale che è impiegato nelle diverse strutture, quante sono le azioni di formazione che sono obbligatorie sul tema della qualità dell'aria indoor che hanno ricevuto, o se conoscono come devono gestire correttamente il proprio ufficio, il proprio spazio, rispetto a quelli che sono i dettami classici della qualità dell'aria indoor. Spesso la risposta è molto, molto, è molto limitata. Questo perché
dicevamo, questo approccio tipico dell'igiene industriale che ritroviamo nelle azioni quotidiane, dal ruolo del medico competente, dal ruolo dell'RSPP, SPP, RLS, nasce da questa errata convinzione che noi siamo esposti a tutta una serie di inquinanti di natura chimica, biologico-fisica, solo se ne facciamo utilizzo. Vale la pena ricordare come la stragrande maggioranza invece della nostra esposizione avviene proprio in ambienti che rientrano nella definizione di ambienti indoor e sono tutte esposizioni non professionali. E per far comprendere la diversità, basta vedere quali sono le grandi differenze che ci stanno tra le esposizioni tipicamente industriali o professionali, dove gli operatori hanno una formazione specifica sul tipo di sostanza che stanno utilizzando, hanno una sorveglianza sanitaria sul tipo di sostanze che stanno utilizzando, quando utilizzano queste sostanze lo fanno all'interno di dispositivi di protezione collettiva, la cappa a flusso laminare o chimica, o utilizzano altri dispositivi di protezione individuale, a differenza invece dei diversi fruitori, lavoratori, visitatori o studenti o operatori che invece frequentano gli ambienti indoor. Quindi deve essere chiaro che se devo attuare una reale azione di prevenzione, una corretta valutazione del rischio, i riferimenti purtroppo non sono quelli che ancora adesso vengono utilizzati, ma sono quelli che trovate all'interno delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E per far vedere le distorsioni degli strumenti legislativi ancora presenti, mi piace ricordare le enormi differenze che ci stanno tra i riferimenti sulla metrica che spesso viene utilizzata dai diversi professionisti della salute e sicurezza, che dimenticano quali sono invece i reali riferimenti, concentrazioni, valori guida da utilizzare per una corretta valutazione del rischio. Questi valori che rappresentano gli standard che poi devono essere utili ancora prima di progettare qualsiasi struttura o qualsiasi azione di prevenzione, richiamano proprio le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e il gruppo di studio nazionale inquinamento indoor in questi 14 anni ha prodotto tutta una serie di documenti dove trovate i specifici riferimenti da utilizzare per la valutazione della qualità dell'aria all'interno di una scuola, il documento specifico per valutare la qualità dell'aria all'interno delle strutture sanitarie e degli altri diversi ambienti. Abbiamo prodotto, come sapete, nel corso del periodo pandemico, tutta una serie di documenti su come gestire correttamente gli ambienti indoor. Facevamo un aggiornamento mensile del rapporto Covid numero 5 e mi piace ricordare che il giorno dopo la definizione di pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è avvenuto l'11 marzo, il 12 marzo sono stati pubblicati tutta una serie di opuscoli e il rapporto Covid numero 5 proprio per aiutare nella gestione di questo momento sanitario straordinario. Per arrivare a un passaggio fondamentale, prima abbiamo sentito il collega medico, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità continua a sollecitare questo cambio di paradigma o di formazione proprio della parte medica, perché come dice Tedros, se noi ci affidiamo in maniera esclusiva alla componente medica che ha una cultura prevalentemente dedicata alla cura, continuiamo a portare avanti il classico modello imperfetto, perché la nostra prevenzione della salute, la nostra attenzione a quelli che possono essere i determinanti della salute, deve iniziare quotidianamente in tutti quegli ambienti che frequentiamo, a partire dalle scuole, dai luoghi di lavoro, dalla nostra abitazione. Non inizia quando noi incontriamo il medico. Quando noi incontriamo il medico, difficilmente, come dice Tedros, abbiamo delle azioni che vanno a incidere sulla riduzione o su quelle che sono le priorità nelle azioni di prevenzione primaria. Come è stato definito da Tedros, ci affidiamo al medico, ci affidiamo al famoso Caronte che ci accompagna nella malattia cronica. Anche qui, in questo grande impegno da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, siamo riusciti nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 a individuare un'azione centrale che doveva rappresentare il fiore all'occhiello del nuovo piano 2020-2025. Se vedete quali sono poi le azioni, le delibere che le vostre regioni hanno
preparato per rispondere al piano nazionale della prevenzione e a quella che era un'azione centrale. Vedete come nella stragrande maggioranza delle regioni, quella che era un'azione centrale dedicata alla qualità dell'aria indoor, purtroppo è stata annacquata all'interno di tutta una serie di altri macro obiettivi che sicuramente non rispondono a quelle che sono le necessità di un piano nazionale della prevenzione ambizioso. Anche qui vado verso la conclusione, molte di queste azioni, come dicevamo, sono azioni storiche, perché sempre di più in quelle che sono le attività di prevenzione, quelle che sono poi le giornate in cui si riconoscono le attività da attuare per ridurre quella che può essere l'impatto sanitario, l'incidenza delle malattie legate alle diverse forme tumorali. Sapete che il 4 febbraio è la giornata mondiale proprio sulla lotta al cancro. Tra le azioni proprio di riduzione, vedete come il tema della qualità dell'aria, sia indoor e outdoor, è uno degli elementi centrali di questa lotta. E anche qui, durante il periodo della pandemia, sapete la grande difficoltà che c'è stata, o l'attenzione che c'è stata su quello che veniva definito il famoso piano pandemico, ovvero la preparazione del nostro paese alla risposta a quelle che sono le pandemie. Nel gennaio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo piano di prevenzione PanFlu 2021-2023, dove tra le azioni trasversali per gestire le epidemie e le pandemie, il tema della qualità dell'aria indoor è uno degli elementi che deve essere sempre di più presente, ma deve essere trattato con i corretti strumenti, definizioni, norme e regolamenti. E questo è l'obiettivo che è stato dato al gruppo di studio nazionale Inquinamento Indoor, che, come dicevamo, ha prodotto una ventina di documenti e altri opuscoli molto divulgativi, che spero possono essere un utile strumento anche per innescare quell'aggiornamento dei programmi, non solo scolastici, ma anche universitari, che sono ancora radicati su una visione di uno sviluppo del nostro paese, ma in generale dell'Europa, che non è più di tipo industriale, ma è un'economia legata alla conoscenza, dove la salute di tutti noi è il bene più prezioso. E vi lascio alcune considerazioni e poi rimango a disposizione per eventuali domande. L'aria negli ambienti industriali sia malsana rispetto a un ambiente di casa in cui magari non facciamo circolare, diamo poca importanza alla pulizia, non c'è un impianto di ventilazione. Invece, questo è un argomento molto interessante perché è fondamentale per la prevenzione, cioè l'aria, come giustamente dice lei, ne respiriamo, cioè l'acqua all'impatto ci dà una conseguenza subito negativa, invece l'aria non ce ne rendiamo conto. Esatto, proprio questa slide mi ha colpito perché si punta tanto l'importanza sul fatto che il corpo necessiti di acqua, ma tutta l'aria che respiriamo, maggiormente anche negli ambienti interni, quindi nei posti di lavoro, a scuola, stesso in casa, insomma, dobbiamo seguire queste regole affinché ci tutelino, affinché la salute venga tutelata. Quindi io per il Per noi, momento la ringrazio. sì, Prego. per noi questo è un elemento importante, noi la chiamiamo onda culturale, quindi dobbiamo assolutamente ancora di più valorizzare molte di queste azioni di formazione e informazione, non solo dedicato alla popolazione generale o agli studenti o ai lavoratori, ma dobbiamo aiutare anche i datori di lavoro e quelle figure che supportano il datore di lavoro che, come dicevamo, purtroppo ancora adesso hanno una tipica formazione che è lontana spesso
anni luce da quelle che sono le reali necessità della popolazione. Un esempio molto banale, spero di non rubare tempo: quanti di voi hanno avuto mal di testa, stanchezza, affaticamento, bruciore degli occhi o della gola o questa apatia? Se voi avete il medico competente all'interno della vostra azienda, riportate queste sintomatologie, difficilmente lui associa queste sintomatologie a una cattiva qualità dell'aria indoor. Questo perché purtroppo è un medico del lavoro che nasce con una formazione legata tipicamente al settore industriale. Ed è lì che dobbiamo intervenire e mi piace come in questi anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta cercando ancora una volta di correggere quello che per tutti noi è il mondo imperfetto. Il confronto con il medico, come dice Tedros, che è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, significa avere un traghettatore verso le malattie croniche. Noi invece dobbiamo evitare di andare dal medico. Ci sono tutta una serie di figure professionali che hanno questa capacità di evidenziare quelli che possono essere i rischi e quindi possono innescare tutte quelle azioni di prevenzione primaria proprio per evitare il contatto, quindi l'esposizione tra gli inquinanti attraverso le principali vie di esposizione, l'inalazione, il contatto dermico e l'ingestione con la popolazione. Grazie. Intervenire il professor Paolo Cassetti, che è direttore del reparto di radiologia Gorizia Monfalcone. Luci ed ombre della radiologia nel polmone del tumore al polmone, scusate. Buongiorno a tutti. Allora, dovrò fare un'ampia premessa per sfatare un po' alcuni miti e dall'altro alcune remore legate al problema delle radiazioni ionizzanti, cioè parlando con chi arriva in radiologia troppe volte non sono chiari quelli che sono i veri rischi dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti, anche perché alcune di queste possibili danni sono semplicemente probabilistici, quindi non quantificabili. Ovviamente stiamo parlando di quella che si chiama prevenzione secondaria, cioè parliamo di una diagnosi precoce, ovvero non andiamo più ad agire sui fattori predisponenti, ma cerchiamo di cogliere in tempo la lesione che si sta formando per poterci mettere mano in tempi utili. Questo però vuol dire capire cosa vuol dire esposizione alle radiazioni. Noi per il solo fatto di vivere sulla Terra siamo esposti a delle radiazioni naturali o di fondo perché la stessa Terra emette radiazioni. In più c'è una contaminazione ambientale, Chernobyl è l'effetto massimo, e poi ci sono quelle causate dal sottoscritto che sono le radiazioni a scopo sanitario. Quali sono gli effetti biologici? Le radiazioni vengono a interagire con le cellule e determinano, o meglio, possono determinare delle alterazioni che hanno un effetto cascata provocando determinate modificazioni in queste cellule. Allora, non tutte le cellule e non tutti i tessuti sono sensibili nello stesso modo. Due cose entrano in gioco fondamentalmente. Quanto quel tessuto è in rapida proliferazione e l'esempio tipico sono il tessuto e il midollo osseo che sta formando le cellule del sangue, globuli rossi e globuli bianchi. E dall'altro lato, quanto le cellule sono molto specializzate, tipicamente il sistema nervoso. Ecco perché il tessuto nervoso come l'encefalo è molto resistente alle radiazioni. Sono cellule molto specializzate che non si dividono, mentre le cellule del midollo emopoietico sono altamente sensibili ai danni da radiazioni. Ovviamente, l'abbassamento di difese immunitarie,
uno stile di vita non corretto, altre cose possono ridurre quei meccanismi che il nostro organismo ha per cercare di riparare ai danni. In ogni caso, questi danni possono comparire. E vanno distinti, perché è fondamentale, in tre punti. Senza andare a usare i paroloni, partiamo con i cosiddetti danni deterministici, cioè sono legati ad una dose, ma c'è una dose soglia e compaiono dopo un breve periodo. L'esempio più tipico che è comune a tutti noi è se andiamo al mare e prendiamo il sole. Tutti sappiamo che se stiamo 10 minuti non succede nulla. Se passiamo un'intera giornata al sole senza creme solari, alla sera schiena e altre zone hanno un'abbronzatura tipo gambero. Quello è il tipico danno deterministico. C'è una dose soglia. Al di sotto non compare, al di sopra sì. Quindi sono danni prevedibili, coinvolgono tutte le persone che vi sono esposti e entro certi limiti sono reversibili. Una cosa diversa sono i cosiddetti danni stocastici, cioè probabilistici. Questo è il grosso problema della diagnostica radiologica, cioè la probabilità, non l'entità, attenzione, la probabilità che un danno compaia è proporzionale alla dose. Maggiore l'esposizione, più aumenta la probabilità dell'insorgenza. Non c'è una dose soglia, in più compaiono a distanza. L'esempio che faccio io tipico è come giocare al Superenalotto. Uno può giocare un'unica colonna, può giocare un sistema. Magari vince chi ha giocato una colonna sola e non vince chi ha giocato un sistema con più possibilità. In più, sono danni non reversibili. A volte sono difficilmente dimostrabili e il danno coinvolge una o poche cellule. A questo punto. L'altro grosso problema è quantificare la dose. I fisici sanitari hanno usato una marea di termini, di unità di misura che anche certi radiologi non comprendono e che non mi va minimamente di spiegare perché non ha significato. E mi spiego. Se io vi dico che la radiazione di fondo è valutabile in 2,4 millisievert all'anno, la cosa non vi fa né caldo né freddo. Similmente la radiazione cosmica è intorno a 0,3 millisievert. Però attenzione, aumenta raddoppiando ogni 2000 metri di altezza. Fondamentalmente possiamo dire che in Italia una persona è esposta alla radiazione di fondo da 0,5 a 2,5 millisievert all'anno, solo per il fatto di vivere in Italia. Dipende dalla regione, dipende dal punto. Ma cerchiamo di quantificare in termini più semplici. Questo valore corrisponde grosso modo a tre radiografie del torace all'anno. Quindi ognuno di noi, per il solo fatto di vivere in Italia, fa già di per sé tre radiografie del torace. D'accordo? Bene. Quindi, se io chiamo o do il valore 1 alla radiografia del torace, vediamo che una radiografia della mano è 0,25, perché abbiamo detto sono tessuti molto resistenti. Il discorso cambia man mano che mi sposto su altre strutture dove anche la dose di radiazioni che devo dare aumenta o in alternativa l'organo diventa più radiosensibile. Ma qui parliamo di radiografia. Il grosso salto è come passo a livello di TAC. Come vedete, il passaggio dalla radiografia alla tomografia computerizzata, troviamo che fare un TAC dell'encefalo è come fare 100 radiografie del torace in una volta sola. Uno dirà, vabbè, abbiamo detto che l'encefalo è radioresistente, bene, ma come scendiamo giù sul torace e sull'addome, vedete che la dose sale e di molto. Questo cosa vuol dire? Che sono esami che vanno fatti quando ha significato, quando il costo-beneficio ha senso. Non vuol dire che non bisogna farli, ma bisogna valutare bene caso per caso
quando ha senso. A questo punto veniamo, con queste premesse, possiamo parlare dello screening del polmone e del tumore del polmone dal punto di vista radiologico. Fino agli anni 50 e 60 si sono stati fatti degli screening o delle ipotesi di screening con la radiografia del torace. Perché? Perché il polmone è la condizione ideale per studiare radiologia. È una sacca piena d'aria. All'interno ci passano i vasi e i bronchi, quindi qualsiasi cosa di solido che cresce mi mette nelle condizioni migliori per vederla prima. Qual è il problema? Che la radiografia del torace non riesce a vedermi dei noduli sufficientemente piccoli. Quindi tutte le ipotesi di screening con radiografia del torace non hanno portato a grossi risultati. A questo punto, una volta introdotta la TAC, si è pensato, studiamo con la TAC. Ma se ricordate, la dose a cui sottoponiamo il singolo paziente, ecco che il discorso cambia, perché uno dei presupposti dello screening è deve essere un'indagine che non provoca danni nel paziente. Negli ultimi anni, grazie a un miglioramento delle apparecchiature, si è arrivati a poter ridurre lo spessore della fetta con cui studiamo il paziente. Siamo passati da 10 mm a 0,3 mm e quindi è un cambio epocale. Dall'altro, proprio sfruttando questa condizione, da un lato una sacca piena d'aria, dall'altro null'altro, possiamo permetterci di abbassare la dose e quindi non esporre il paziente a dosi eccessive. Ovviamente questo cosa comporta? Che noi vediamo sì dei noduli, ma ne vediamo troppi, nel senso che all'interno del polmone possiamo avere sia il tumore, sia le cicatrici di infezioni o infiammazioni precedenti, sia le conseguenze di un'esposizione al fumo, alla sigaretta, all'asbesto, a 100.000 fattori. E quindi ci troviamo a dover gestire una marea di noduli piccoli su cui non siamo in grado di esprimerci. E adesso mi spiego meglio. Questo è una scansione TAC, l'unica immagine che vi mostro, tranquilli, non prendete paura. È molto facile vedere questo tipo di lesione. È bella grossa, ha delle caratteristiche che già fanno sospettare la lesione primitiva. Dal punto di vista dello screening siamo già troppo in là, è già troppo grande rispetto a quello che vogliamo vedere. Ma il problema è che ce n'è un'altra più piccola. E questa più piccola, molto spesso, non possiamo sbilanciarci per fare un'ipotesi diagnostica. Perché? Faccio anche qui un esempio molto semplice. Se noi guardiamo un'automobile da vicino, a distanza di un metro, tutti siamo in grado di distinguere tra una Fiat e una Mercedes. A distanza di un chilometro io non riuscirei neanche a vedere la macchina, altri farebbero difficoltà. Quindi dobbiamo aspettare e controllare nel tempo questi noduli per vedere se crescono e come crescono. Porto la mia esperienza. Nel lontano 2002 venne condotto nella provincia dove lavoro, provincia di Gorizia, dove c'è anche la cantieristica navale di Monfalcone, una sorta di screening con TAC a bassa dose, inesposti all'asbesto. Perché? Perché sappiamo che l'asbesto, oltre a provocare il mesotelioma, è un cancerogeno per quanto riguarda la neoplasia del polmone. E ci sono state più di 1.000 persone che hanno accettato per 3 anni di andare incontro a questo studio. E nel caso di riscontro di noduli, una delle linee guida prevede un controllo a 3, 6, 12 e 24 mesi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui si trova un nodulo che non ha delle caratteristiche certe, uno deve mettere in conto che comincia il controllo. Perché? Perché nella classificazione dei tumori del polmone, un tumore fino a 2 cm, grosso modo, è considerato in primo stadio, cioè quello che ha le migliori possibilità di guarigione una volta fatto l'intervento.
I noduli di cui stiamo parlando di noduli di 2-4 mm. Quindi, per quanto possa essere cattivo il tumore, per quanto possa crescere velocemente, dei controlli ravvicinati a 3-6 mesi ci mettono nelle condizioni di tenerlo d'occhio e trattarlo qualora ci fosse questa crescita. Però ci sono altri tumori che crescono molto molto lentamente, da qui la necessità di altri controlli molto distanti. Questo perché ve lo spiego? Perché la grossa ricaduta, e questa è l'altra ombra su cui io mi batto quando sento parlare dello screening con TAC, è mettere in piedi un programma di screening non è una cosa da poco. Prendiamo in considerazione solo la provincia di Gorizia, quindi 125.000 persone più o meno, con 2.500 esposti all'asbesto. Allora, i dati che stanno emergendo è il programma di screening andrebbe dedicato solo e esclusivamente per chi ha dei fattori di rischio. Fumatori, altro e soprattutto gli esposti all'amianto. Bene, prendiamo queste 2.500 persone. Quanti sono i giorni lavorativi in un anno? Grosso modo 250. Mi viene comodo perché i conti sono facili. A questo punto vuol dire 10 TAC al giorno. Sì? Ma quando noi abbiamo fatto quel benedetto studio nel 2002, i noduli li abbiamo trovati nel 50% dei pazienti. Quindi cosa vuol dire? Che nel 50% dei casi i pazienti dovevano rientrare a 3, 6, 12, 24 mesi, il che si è trasformato in 20 TAC al giorno. 20 TAC al giorno è l'attività media, pronti soccorsi esclusi, di un TAC al mattino o di un TAC al pomeriggio. E stiamo parlando solo degli esposti. Se mettiamo dentro tutti quelli che fumano, vedete che questi numeri crescono in maniera esponenziale. Questa è la grossa ombra, anche perché a differenza di un mammografo che ha un costo, un tomografo computerizzato ne ha un altro. Quindi non sono cose da poco. Un'ultima cosa per concludere, si sente parlare tanto dell'intelligenza artificiale applicata a questi programmi. Noi abbiamo dei programmi CAD per l'identificazione dei noduli e funzionano, ma sono dei programmi che semplicemente mi aiutano a vederli. Non ci sono ancora programmi seri che riescano a sostituire l'esperienza del radiologo, il naso, per poter valutare con calma se un nodulo è o non è sospetto. Ma il mio messaggio è soprattutto in chi per altri motivi dovrà fare un attacco del torace e avesse la, fra virgolette, malaugurata ipotesi di trovare un nodulo, di stare tranquillo. Cioè, il trovare un nodulo di per sé non vuol dire avere un tumore. Per esempio, abbiamo scoperto che i linfonodi all'interno del polmone sono molto più frequenti di quanto pensassimo. Tanti di quei noduli erano linfonodi. Ma lo possiamo dire dopo, non lo possiamo dire prima. Questo è il discorso. Vi ringrazio. La sigaretta elettronica è nociva per i polmoni? Allora, mi stanno discutendo. Da quello che sta venendo fuori, sì, ma non per le sostanze che provocavano il cancro al polmone. Bene o male, comunque, abbiamo dei fumi, delle polveri sottili, altre componenti. Ripeto, io su questo faccio terrorismo psicologico, chi dice che continua a fumare, io dico ognuno ha diritto di suicidarsi come meglio crede, anche perché vale per il fumo di sigaretta quello che dicevo per le radiazioni ionizzanti, è un danno probabilistico.
magari il tumore del polmone viene a me che non ho mai fumato e la persona che si fumava due pacchetti al giorno, no, ma è questione probabilistica e lì tutto dipende da quanto uno vuole giocarsi la sorte. Questo è il discorso. Pura. Insomma, noi ci proviamo, però è pur vero che nella società in cui viviamo siamo soggetti a stimoli, tipo prima abbiamo parlato dell'amianto, ma in realtà non sappiamo neanche dove esso sia, quindi magari possiamo tutelarci da quegli ambienti dove sappiamo di trovarlo per certo, ma probabilmente possiamo respirarlo in ambienti dove pensiamo che esso non sia. La ringrazio, non so se ci sono altre domande da parte dei partecipanti. Io nel frattempo volevo ricordare che i webinar sono registrati e sono messi a disposizione nella pagina che avete utilizzato per la registrazione. Quindi sì, insomma, siamo già al secondo webinar, per cui per coloro che vogliono magari risentire anche gli interventi, prestare maggiore attenzione, rileggere le slide, perché insomma sono state realizzate con particolare cura e anche se l'ultimo intervento è stato piuttosto tecnico, io l'ho trovato particolarmente interessante perché spesso ecco, si dice no, la TAC no, sì, ne ho fatte due, ne ho fatte tre, e effettivamente con i numeri ci rendiamo conto di quello che insomma, immettiamo nel nostro corpo. Qualcuno sta digitando? Ah sì, certo, sempre riguardo ai webinar, se qualcuno non si è potuto collegare oggi, insomma, anche perché noi continuiamo a diffondere questo ciclo di webinar sul piano europeo di lotta contro il cancro, perché ci crediamo veramente tanto. Finora tutti gli interventi sono stati interessanti, medici, associazioni, per cui ogni webinar è stato strutturato, quindi c'è del lavoro a monte e dagli interventi che vengono realizzati, vedete anche voi che sono trattate le varie tematiche. Quindi noi continuiamo a diffondere, a pubblicizzare questo webinar nelle università, negli istituti scolastici, nelle associazioni affinché vi siano partecipanti. I webinar sono gratuiti, quindi è una formazione gratuita per la nostra tutela, quindi per la tutela del nostro corpo. Credo che non ci sia alcuna altra domanda, per cui io vi saluto, ringrazio gli interventi di oggi e vi do appuntamento alla settimana prossima con il webinar sulla prevenzione e la cura del cancro al seno. Arrivederci a tutti. Buona giornata. Buona Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci.